prossima legge di bilancio, insieme in particolare alla ministra Carfagna, vogliamo introdurre i LEP per quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia. Noi abbiamo già introdotto una risorsa che oggi è destinata alle famiglie per un rimborso, delle rette degli asili nido fino ai 3.000 euro. È chiaro che questo deve essere integrato con finanziamenti comunali, quindi serve innanzitutto anche una politica di bilancio comunale che decide di investire in modo prioritario sui servizi alle famiglie e all'educazione. Su questo il governo c'è e lo supporta. Per la parte che ci compete, l'assegno unico universale va anch'esso nella dimensione di sostenere le famiglie. Ricordo anche gli investimenti che mai erano stati fatti prima di oggi, prima di 2 anni, che sono quelli per esempio per i centri estivi e i servizi educativi. A questo comune sono arrivati 124.000 euro quest'estate, che io mi auguro siano arrivati davvero alle famiglie, a supporto delle famiglie. Un altro impegno che sto mettendo in campo, che va nella direzione integrata con le proposte amministrativa di Gabriele Toccafondi, è quello di rendere strutturale anche questo tipo di investimento. Ringrazio Elena del lavoro. Hanno investito 200 milioni di euro dati ai comuni per abbassare le rette del servizio 0-6 anni, cioè nido e asilo, e per aumentare i posti disponibili. Questo ha significato ogni anno, precedenti 3 anni, ogni anno 14 milioni di euro che arrivavano in Toscana. Per capirci, 1,5 milioni al comune di Firenze, a Sesto 223 mila euro, ogni anno e per 3 anni. Quindi, se si vuole la volontà di sinergia tra il livello nazionale e le risorse, è una rivoluzione perché queste risorse, era detto, non sono mai arrivate così copiose, e però un lavoro anche dell'amministrazione comunale che trova altre risorse, la soluzione si trova. Altrimenti ci si riempie la bocca di come sia bella la famiglia, di come sia utile avere figli, utile per una comunità, per un paese, per un futuro, però poi non si fa niente. Le risorse ci sono, vanno però spese bene, sia nazionali sia locali.